Dunque il 16 ottobre del 1943, durante l'occupazione nazista di Roma, oltre 1000 ebrei romani furono presi e deportati nel campo di concentramento di Auschwitz. Solo 16 persone tornarono alle loro case. A 69 anni dalla deportazione, appunto, degli ebrei romani, la comunità di Sant'Egidio, la comunità ebraica di Roma, come ogni anno fanno memoria di questo tragico momento organizzando una marcia silenziosa in Santa Maria in Trastevere. E noi proprio con Santa Maria in Trastevere a Roma siamo collegati con la nostra Lucia Ascione. A te, Lucia. Avete detto molto bene, è dal 1994 che Sant'Egidio organizza questo pellegrinaggio della memoria. E la piazza Santa Maria in Trastevere, lo vedete alle nostre spalle, è popolata di uomini e donne che non vogliono dimenticare quel giorno, quella data, quei morti. Avete detto ben 16, soltanto 16, fecero ritorno a casa. Assieme a noi Mario Marazziti, che ringraziamo, abbiamo strappato proprio dall'inizio di questo pellegrinaggio della memoria, portavoce di Sant'Egidio. Marazziti, perché insistere su questo giorno? Ma con la comunità ebraica noi sentiamo che questa è forse la giornata più tragica della storia di Roma contemporanea, della Roma moderna. Questa pagina tragica, più di 1000 ebrei, e quest'anno uno di loro è sparito, uno di quelli che era tornato, Shlomo Venezia. Questa pagina serve per avere una memoria condivisa. Quel dolore terribile non è più solo un dolore degli ebrei. È un dolore di tutta questa città, che tra l'altro ha salvato molti di quegli ebrei, di quelle famiglie. Questa chiesa di Roma si è fatta ponte e oggi consegna una memoria in cui le nuove generazioni possono capire che o si vive insieme o, quando si crea un nemico, quando si crea l'avversario, il capro espiatorio, tutto può accadere. Allora questa sera è come cambiare la storia nel contrario, e non è una marcia solo della memoria, ma è una marcia del presente e del futuro. A proposito di presente e futuro, sono tantissimi giovani, non soltanto italiani, ma moltissimi sono anche stranieri. Ma questo è il significato. Il significato è che non ci sia mai una minoranza che può essere fatta obiettivo dell'odio e lo scarico dei nostri problemi. In un tempo come quello di oggi, dove aumenta l'intolleranza, in un tempo di crisi tutti sono tentati di attribuire agli altri le colpe, tanto più a quelli che vengono da fuori, ai migranti. Bene, qui ci sono molti immigrati, ci sono anche persone di religione musulmana che sentono quella ferita degli ebrei come propria. Questa è la nuova Roma, questa è la nuova Italia, e questo è quello che anche la Chiesa può comunicare al mondo: si può vivere senza un nemico. E a proposito, ricordiamo, giusto per una nota di colore, ci sono molti politici in piazza, nessuno di loro però viene data la parola, perché qui si ricorda quel giorno e non certo i loro progetti personali. Da Piazza Santa Maria in Trastevere è tutto, Lina, allo studio. Grazie, Lucia.